Nella casa natale di Raffaello la presentazione questa mattina della muta del terzo millennio, questa iniziativa particolarissima che vede insieme tantissime istituzioni, l'Accademia di Belle Arti, di cui Umberto Palestini è direttore, innanzitutto, insieme alla CNA, innanzitutto, ma poi tantissime istituzioni. Due appuntamenti che vogliamo ricordare, ma ce ne sono tanti nell'arco dell'iniziativa: il 12 di marzo un'inaugurazione, il 18 di aprile poi al Teatro Sanzio una parte molto spettacolare. Professor Palestini, allora, che cos'è la muta del terzo millennio? In 2 minuti spieghiamo tutto. Allora, la muta del terzo millennio è un progetto che è nato dalla CNA di Pesaro Urbino, che ha scelto l'Accademia di Belle Arti di Urbino come partner per un progetto, per sviluppare un progetto, avendo vinto un concorso di carattere regionale proprio sul tema della muta di Raffaello. L'occasione è stata quella di rivedere e riposizionare l'idea iniziale di fare una cosa nazionale, perché un po' con l'orgoglio che ci contraddistingue di essere un'accademia che vive in uno dei capisaldi del Rinascimento internazionale, era quello di fare una sfida, ottenere una sfida. Quale? Fare un progetto internazionale. Cioè, sia noi, Urbino, siamo il nazionale, e collaboriamo quindi col Royal College of Art di Londra, che ha aderito all'iniziativa, progettando che cosa? Un omaggio a Raffaello. Non potevamo competere mai con un capolavoro assoluto come quello della muta, quindi si è scelto di fare un'operazione che era un omaggio a un capolavoro senza tempo che ancora oggi riverbera delle suggestioni straordinarie, soprattutto nel momento in cui questo capolavoro era in questo momento nell'opificio delle Pietre Dure di Firenze per un restauro. Il restauro, già la sovrintendenza ci anticipa, rivelerà dei particolari inediti e dei colori non consueti. Allora, tutto questo ci ha fatto pensare come sarebbe vestita la muta, come sarebbe stata la muta del terzo millennio. E 12 finalisti, 6 del Royal College di Londra, 6 dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, hanno lavorato in due settori, il fashion design e le arti visive. Il premio, che verrà in qualche modo assegnato a due studenti dell'Accademia di Belle Arti di Urbino e due giovani artisti del Royal College di Londra, sono attribuiti da una giuria di qualità, presieduta dalla stilista Berta Ferretti, che vede all'interno tra i componenti di questa giuria Antonella Antonelli, caporedattrice e direttrice di Marie Claire Italia, Arianna Rosica, caporedattrice di Flash Art Italia, Andrea Vigliani, direttore del Museo Madre di Napoli, e l'artista internazionale Paolo Canevari. Loro assegneranno, anzi anche, mi scuso, con il presidente della CNA nazionale tra i componenti della giuria Silvestrini. Per cui questo parterre d'onore assegnerà i premi, un premio realizzato da Aguzzi della gioielleria All Gold di Fossombrone, uno spettacolare omaggio, un anello, uno spettacolare omaggio a Raffaello della fascetta della Fornarina, e quindi ecco l'evento internazionale che abbiamo voluto creare. Grazie alla collaborazione straordinaria di davvero tante istituzioni, prima di tutto il Comune di Urbino, che ha messo a disposizione tutta la sua potenzialità, tutta la capacità di mettere insieme davvero le forze innovative, la Casa Raffaello e l'Enel. Ecco che questo ci permette di dire anche un altro, di segnalare un altro tassello, a mio avviso particolarmente significativo ed importante di questo progetto. Grazie alla CNA e grazie all'Accademia di Belle Arti di Urbino, con la collaborazione dell'Enel, Casa Natale di Raffaello, Bottega Giovanni Santi, viene restituita alla città completamente restaurata e con un nuovo impianto di illuminazione, ipotizzando che da questo momento in poi questo spazio possa davvero definirsi e trovare un'identità di livello internazionale, quale lo spazio e il luogo
può vantare. Ricordiamo rapidissimamente, quindi giovedì 12 marzo alle ore 15, casa di Raffaello, ci sarà il primo taglio del nastro. Il primo taglio del nastro che verrà anticipato in mattinata da una conferenza tenuta da Vittorio Sgarbi, introdotta da una serie di personalità istituzionali, sulla muta di Raffaello. Un evento davvero importante. Ricordo che anche il 18 avrà un'inaugurazione mattutina di un convegno promosso dall'Accademia Raffaello in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino, dal titolo particolarmente significativo Raffaello, impresa e fortuna, curato da Anna Baiardi.